È partito martedì scorso il ricco programma della 40ª festa della mietitura di Fano, con le giornate del grano e le prove in campo dei mezzi agricoli di ultima generazione. Una giornata tutto sommato partecipata, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli che ha portato nei campi di Falcineto gli agricoltori locali e dell'entroterra. Questa è la giornata in cui noi raggruppiamo le due manifestazioni dedicate agli operatori del settore, no? Una è la presentazione delle migliori qualità di grano duro, in cui gli agricoltori possono scegliere già per la prossima semina quelle che sono le varietà di grano che presentano le migliori qualità. E la seconda invece è le prove in campo che quest'anno si effettuavano con i trattori class, che probabilmente non riusciremo a fare per via del tempo. Non lo so, un bilancio di questa giornata mi viene difficile dirlo, perché sembra inverno e comunque ci accontentiamo di quello che è stato e va bene così. Ma il vero momento caratteristico dell'evento si vivrà sabato 1 e domenica 2 giugno a Falcineto Park, con la rievocazione della mietitura, intrattenimento e buon cibo. Due giorni all'insegna dello spirito popolare, dell'allegria e dei valori genuini della solidarietà e del lavoro. Sabato prepareremo già quello che è tutto l'esposizione dei mezzi sia d'epoca che nuovi, quindi prepariamo tutto. Però sabato sarà solo una giornata dedicata interamente al divertimento, quindi avremo sabato sera una serata a tema country animata dalla scuola di ballo My Dance, che proseguirà con una cena, diciamo, con dei piatti che ci presenterà il ristorante Biricocco. E l'evento poi prosegue il 2 giugno. Quali sono i momenti più importanti da ricordare? Alla mattina la 71esima assemblea dei soci della cooperativa, e nel pomeriggio alle 15:30-16 l'evento che dà il nome a tutta la manifestazione, cioè la rievocazione della mietitura e della trebbiatura d'epoca. Poi la serata proseguirà con la partecipazione del cantautore fanese Luca Vagnini, che ha scritto e verrà a cantare per noi l'inno della festa della mietitura. E dopo la sua esibizione la serata proseguirà con l'orchestra Matteo e Teresa, e sempre con gli stand gastronomici del ristorante Biricocco.